Eccoci qua ragazzi, Cuneo, adesso stiamo andando verso il colle, verso Vinadio, e oggi è la prima mototendata dell'anno. Potrebbero essere familiari, adesso magari non ho ripreso da qua, però Vinadio è diciamo vicino al Col della Lombarda, che è appunto ci accingeremo a fare domani, ma oggi arriviamo appunto a Vinadio, dove abbiamo il campeggio. Ragazzi, siamo in quattro, c'è Diego, Vincenzo e suo figlio Vincenzo, che ci fa da apripista, che ha organizzato lui che è uno degli organizzatori, dei amministratori del gruppo Facebook Maxi Enduro Italia, Maxi Enduro Stradale Italia appunto, e ha organizzato questa uscita. Siamo in quattro, i soliti quattro che hanno fatto l'ultima mototendata che ho organizzato io con voi iscritti, quindi si ripete la tura, però da un'altra parte. L'altra volta eravamo andati allo Stelvio, avevamo preso tanta acqua e infatti non avevamo fatto la mototendata perché ci siamo messi nell'albergo. Comunque oggi mototendata, il tempo dovrebbe essere clemente e andremo appunto a Vinadio. Loro si sono già fatti un po' di strada, io sono arrivato diretto dal lavoro, quindi e niente, oggi magari vi faccio vedere il setup poi della tenda, come l'ho pensata, del campeggio. Comunque guardate che bel posto già qua, Vinadio San, dove imbottigliano l'acqua. E adesso ancora un chilometrino e mi sa che era indietro. Ah, campeggio dei forti, eccolo qua, libero, posti camper, posti tenda. Bestia, molto scosceso però, molto scosceso. Ok, eccoci ragazzi, campeggio. Questo è il setup, ragazzi, setup che penso che tenda, perché è un po' piccolina per i miei gusti. Se per un giorno va bene, ma troppo laboriosa da montare e troppo piccola. Quindi penso che opterò per quella della Decathlon. Però dopodomani vi dirò se ho dormito bene. Questa è tutta il setup, setupato tutto. Questo è Diego, che lui giustamente va in campeggio, va e lascia a casa le stecche della tenda e va nel bungalow, beato lui. E invece qua ci sono Vincenzo e figlio Francesco con le altre due tendone. Tende. Moto, campeggio. Ragazzi, forte di Vinadio. Bello. Questa sì. Franci, fai la foto qua che poi me la passi per favore. Dimmi. Poi. Comunque ho guardato la storia stanotte, in pratica. Sei troppo avanti te, mentre gli altri dormono lavori. Visto.
L'ha fatta Carlo Alberto di Savoia, 1834. 1800? Sì, sì, 1800. Per i... dello fa parte del complesso Piemonte Sud con quello di Finestrelle. Finestrelle. Ha fatto insieme. Ah, insieme. Stesso periodo. Stesso periodo, insieme. Stesso periodo. Sì, sì. Stesso periodo storico. Sì. Esatto. In effetti ha un po' dell'altro. Ok ragazzi, ci riparte qui da Campeggio dei Forti. Dei Forti perché c'è il forte e dei forti perché siamo tutti forti. E ci accingiamo ad andare sul Col della Lombarda, che è qua proprio vicino con quella zona là, ragazzi, e si riparte. Dormito abbastanza bene, diciamo che il setup va abbastanza bene, solo che mi sa che per il prossimo viaggio mi porterò dietro la 2 Seconds. Siamo a 21 gradi in questo momento, quindi abbastanza gradevole la temperatura. Mi sono coperto bene, anche perché andremo sul Col della Lombarda, che dovrebbe essere sui 2000 metri. Qua si gira, si svolta subito a sinistra e si entra appunto nel Col della Lombarda, appunto 20 km, passo aperto, e si inizia a salire. Col della Lombarda che ci porterà in Francia e poi andremo a fare il Col de la Bonette. Col della Lombarda perché per gli storici del canale, tipo uno ce l'abbiamo qua davanti, Diego, lo saprà bene che l'ho già fatta come passo, l'ho già fatto. Nel viaggio che mi ha portato ad Andorra, uno dei miei primi viaggi, il primo viaggio con la Tracer 700, ragazzi. Cacchio, che bello!
cacchio! Sempre quando non registro succedono queste cose. Figa, è venuto giù lo stambecco. Spettacolo, è venuto giù lo stambecco. Ma proprio figa, attraversato la strada. Spettacolo, fischia. Wow. Porco cane, che spettacolo! Passo è là, guardate dove c'è lo stambecco là, che per chi è l'alce, è un alce quello là. Porco cane, Figaro, cosa non ho filmato, porco cane. Pochino di neve. C'è ancora un pochino di neve, siamo a 15 gradi ragazzi, spettacolo. Spettacolo, wow, bello, bello, bellissimo. Eccoci ragazzi, Col della Lombarda, 2350 metri. Là c'è la Francia, anzi là è Francia, qua c'è l'Italia. E adesso andiamo a vedere l'alce più famoso del mio canale. Lo so che è uno stambecco, ma per me è un alce, va bene. Ok ragazzi, scendiamo dal Col della Lombarda per andare a prendere il Col della Bonnette. Adesso siamo in territorio francese, comunque davvero bello Col della Lombarda. Scendiamo per andare a prendere il Col della Bonnette. Strada spettacolare. Ok, qua siamo a 25 km dalla Bonnette. Guarda qua, Col della Bonnette, siamo ai piedi proprio. Qua Figaro in Francia, guarda, i motociclisti li fanno passare, mica come in Italia. Si fermano proprio ragazzi. Sa che inizio il Col della Bonnette qua.
ragazzi, colgo la bonnet. Ci siamo arrivati qui in cima perché c'è la strada chiusa. Comunque aspettatela. Sono muri di neve. Bellissima, bellissima, davvero molto bella. Peccato il tempo. Spettacolare davvero. E andiamo a prendere il Col della Lombarda, scusate, Col della Maddalena, per rientrare in Italia. Guardate qua, ci sono dei bunker fischia, guardate, bunker. Questi sì, a guardare così sembrerebbero della seconda guerra. Guardate qua, bunker. Occhio figa. Così comunque sono sempre zone anche di guerra, perché sono zone di confine, quindi zone dove è passata la guerra, e speriamo che non ci passi più. La Maddalena, e qua guardate tutta la montagna fortificata in tutti i buchi, è davvero spettacolare. Fordu turno, tutti i buchi nella montagna andando in su. Mancano 8 km, inizia a piovigginare quel pochino, poi magari quando siamo in cima vediamo. Ma mi sembra anche abbastanza dritta come strada. Inizia a piovere abbastanza bene, abbastanza bene. Poche acqua, figa, figa, figa qua, grandi. Puttana, figa, vai fino su, mi fermo su, io!